China Bomb. Quindi questi sono anche in offerta con le offerte indie che sono uscite oggi. Eccolo qui, Dyna Bomb. Ah, Prelo. sempre quello studio. Ma che studio era questo? Aspetta. Lo stesso del cane. Beh, ha una grafica orrenda, l'interfaccia fa proprio schifo, mamma mia. A parte le cose un po' ambigue di quella ragazzina là, tutto sotto da fuori. Però vabbè, vediamo. Lui invece tiene il pacco indossato. Perché ce l'ha d'acciaio, armatura. Ah, ma non si gioca in coppa, scusa, mi stai Penso di dicendo di no. no? Ah, si gioca in. No, dice seleziona il tuo eroe. Forse no. No, però gioca in coppa. Sono tutto machine. Boh. E che ti pare? Stop! No, già stoppato. Perché? Non ho capito. La slot machine il gioco. Sì, ho scacciato la slot machine. Ah, perciò. I trucchetti non sono infiniti. All'interno dei livelli troverai delle scatole per ricaricare. In ogni scatola troverai tre proiettili. Usa la tua arma per eliminare i nemici. Vabbè, dai, sizioso, visto così. Ciao, sì, tra un po' guardiamo lo State of Play. Ciao Saverio, ciao Marchieri, benvenuti, come state? Sono una chiave ed una porta, colleziona la chiave per aprire la porta e completare il livello. Beh, è simpatico come gioco. Uno stile particolare. All'interno dei livelli puoi trovare dei portali che ti permettono di arrivare da un punto all'altro. Alcuni potrebbero essere gli interruttori, possono essere azionati con il semplice tocco. Se l'è schiattato? E tu ti dà proprio trofei con niente, solo. Beh, è simpatico, dai, non è male. Sembrava strano che era quella cosa della Della slot slot ma. machine. È un po' pure di Sonic. Siamo morti, così game over con un tocco. Ma lancia le bombe. Perciò è Dyna Bomb. Ah, ma è finito già il livello. Ci abbiamo fatto 5 trofei in 3 minuti. No, è morto. Quello abbiamo provato per il momento. Quello più bello è stato Kingdom Two Cross, che è stato uno di quegli indie che dici me lo gioco. Questi qua invece sono giocabili, però è molto probabile che poi non li piglia mai più, cioè, dopo aver fatto una prova. Che fa? Attento. Ho finito le bombe. Non si ricaricano. Dice che devi trovare quelle cassette di bombe sotto. Ah, eccola. Non finisce il gas. No, penso che poi no, cioè c'è il tempo, non so se cos'ha. Ecco la chiave, ci sono delle missioni a tempo alla fine. Questo era un po' più adatto su Switch. Capito? Vabbè, beh, diciamo però si porta anche per. No, molti di questi sì, sono. Visto che sono giochi che uno fa molto a passatempo. Pensi che è sempre quello per Switch, che tu dici che è un gioco importante. Non dice il fatto giochi per cellulare, però.
anche per Switch. Ha staccato la cosa dall'altra parte. E questi diamanti chissà cosa serviranno. Penso per comprare le cose nel negozio. Qui la protagonista era lei, perché lei di... Non lo so questo. Sì, ma ce l'hai la chiave? No, serve... Dobbiamo sbloccare sto cosa, però... Vedete, come, ci... come arriva... C'è il vortice blu. Quello sta là, il vortice blu. Io pensavo riscare in tempo. Mannaggia. Inizia la grande. E il blu che sta qui. Com'è prima non ci riuscivo? Questo si sente. La musica è molto carina. Morite bastardi. Beh, penso che questo ci va bene come prova. Sì. È carino come gioca anche questo. È carino. Però... Non abbiamo trovato proprio l'indie che tu dici, ah, però, guarda qua.